680 milioni di euro per la nuova società guidata da ArcelorMittal e il rinnovo dello scudo penale per i dirigenti ex Ilva. Questo contiene il decreto varato dal ministro Urso per l'azienda in crisi da molti anni, ma considerata troppo grande e strategica per essere lasciata fallire. Una crisi di liquidità senza precedenti, aggravata soprattutto dall'aumento dei prezzi del gas. I quasi 700 milioni stanziati, spiega il ministro, possono essere utilizzati per finanziare il futuro aumento di capitale. Credo che sia una buona soluzione. Il nostro obiettivo ovviamente è salvaguardare la produzione, l'occupazione, rilanciare uno stabilimento così significativo per la produzione siderurgica nazionale ed europea, ovviamente raggiungere gli obiettivi di salvaguardia ambientale, anche per la sicurezza dei cittadini. È un decreto legge che indubbiamente rispetto al passato elabora una proposta nuova e su questo è tutta la fase interessante sulla quale possono costruire sia le parti politiche sia le parti sindacali, anche gli stakeholder del territorio. Ma i sindacati restano contrari, proclamando uno sciopero di 32 ore a partire dal 10 gennaio e la mobilitazione a Roma per l'11 gennaio sotto Palazzo Chigi. Intanto è corsa contro il tempo alla Camera per il decreto rave. Le opposizioni puntano all'ostruzionismo con 134 iscritti alle dichiarazioni di voto, pari a circa 22 ore di interventi. Non è escluso il ricorso alla ghigliottina per rispettare la deadline. Questo decreto giustizia giustifica quindi la nostra completa e assoluta opposizione. Continueremo finché avremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, li utilizzeremo tutti, li abbiamo utilizzati finora, continueremo a farlo perché vogliamo far capire al governo e alla maggioranza che stanno sbagliando. Si dà anche una risposta a chi, per esempio, ha gli esercizi commerciali, parlo delle discoteche, in cui hanno degli obblighi stringenti, di sicurezza sul lavoro, di igiene all'interno delle discoteche, e invece questi rave clandestini, sono al di fuori di ogni regola.